La città di San Severino Marche ha inaugurato la prima colonnina pubblica per la ricarica di veicoli elettrici. Posizionata nel parcheggio di via Gorgonero, la stazione è stata attivata da Estra in collaborazione con il comune. Per noi è un traguardo importantissimo, tanto che noi l'anno scorso avevamo firmato il patto dei sindaci proprio per la sostenibilità e il clima. È un primo traguardo che abbiamo portato a casa insieme a Estra per far sì che la nostra città prenda atto delle problematiche climatiche e dell'inquinamento che c'è. Sono molto felice che abbiamo raggiunto questo traguardo perché secondo me goccia per goccia riusciremo a far sì che questa bellissima città sia all'avanguardia con tutti i problemi che ci sono e quindi sia preparata ad affrontare le difficoltà che ci saranno in futuro. Si tratta di un progetto fortemente voluto dall'azienda Estra che sta muovendo i primi passi nel settore della mobilità elettrica per rispondere alle attuali e future esigenze di un trasporto sempre più evoluto e a basso impatto ambientale. Le Marche sono la nostra seconda regione, dopo la Toscana è la regione dove concentriamo i maggiori investimenti, ci consideriamo il primo operatore, però siamo un'azienda nazionale che non dimentica il territorio in cui opera e si esprime con vicinanza al territorio. Anche l'investimento che presentiamo oggi di questa stazione di ricarica per macchine elettriche è un segnale importante, condiviso con l'amministrazione comunale e con le altre società del gruppo per dare come dire, un segno che guarda al futuro, che guarda a una mobilità sostenibile, alla mobilità elettrica, verso la quale in Europa, in Italia, nel mondo in generale si comincia sempre più a guardare come elemento essenziale di una mobilità sostenibile.